questo è più romantico. Tornare a casa quando tira vento, tornare a casa col cane avvizzato, tornare a casa senza parlarti di me, tornare a casa per trovare il tuo cuore, tornare a casa, non ho bisogno di ridere, tornare a casa sempre più invecchiato, tornare a casa per potersi ritrovare, tornare a casa che regalo la solitudine, tornare a casa non servono gli amanti, tornare a casa non ha bisogno di amanti. Il tuo volto con me, tornando a casa. Ci occorre un altro dubbio, tornando a casa, per non morire ancora, tornando a casa, per mantenere la promessa. Raccomandazione. Perdete tempo in frasi che sanno di muffa, di mentuccia. Non perdete tempo prezioso, andate a fare l'amore. Se sarà tardi, un tramezzino fa pace con me. Non venite alle mie esequie. Magari al tempo crematorio cantate inni goliardici, portate i più belli tra i maschi, i più formosi fra le femmine. Ma non state a ricordarmi, sarò in una bella urna, pace fatta con i miei reumatismi. Ars poetus, come dire, autoerotismo. È una forma d'arte, dottoressa, no? È una forma d'arte. Provalo questo, filmato in poesia. Le poesie si scrivono sempre e soltanto di notte, in penombra, meglio illuminati e vivi dalla luna o dal cielo stellato. Il giorno è così intriso di formule matematiche, di coincidenze di treni, di archivi da riordinare, mentre il gran deserto a tenaglia stridente stritola i pochi cuori che sanno forse ancora amare.